Tra pochi giorni andranno in mobilità l'anticamera del licenziamento. La disperazione è palpabile in ognuno di loro, padri e madri di famiglia che davvero non sanno più come fare per sbarcare il lunario. Sono 139 ex dipendenti ITR facenti capo alla gestione commissariale. Si tratta di quelle unità che non furono assorbite dalla nuova ITR di Antonio Bianchi. Per loro, finita la cassa integrazione in deroga, parte la mobilità. Ma dopo, cosa accadrà? Abbiamo accompagnato i lavoratori per questi circa 3 anni e mezzo di cassa integrazione straordinaria. Ci dispiace veramente tanto perché potevamo accompagnarli ancora per un anno o addirittura un anno e mezzo se non ci fosse stata la riforma Fornero. Purtroppo la riforma Fornero c'è e siamo in una regione dove i fondi regionali non permettono di accompagnare ancora questi dipendenti, con questi lavoratori, con una cassa in deroga perché non ci sono risorse disponibili. L'unica alternativa, l'unico strumento per dare continuità agli ammortizzatori sociali era quello della mobilità, e che partirà da venerdì 19. C'è rassegnazione mista speranza negli ex dipendenti TR, tutte persone in possesso di un'elevata professionalità specifica del settore, che però oggi, in un momento di crisi come questo, serve a poco, ma la speranza non muore. Sì, effettivamente un passo dal licenziamento significa fra qualche giorno sono licenziata. Ho un forte batticuore, nel senso che non c'è possibilità di ricollocarsi, le prospettive sono pari a zero. Che dire, la nostra esperienza, il nostro curriculum serve a poco. La nostra militanza in ITR è servito veramente a poco, purtroppo. Di chi la colpa di quello che vi è successo a questi 139 esodati? No, la colpa non sta a me cercarla, le responsabilità non sono nessuno per poter dire di chi è la colpa di tutto quanto questo. So purtroppo però di poter dire che subire tutto quanto questo è molto pesante, è molto difficile. Uscirne immagino altrettanto.